Ha detto Fredo, non è che sta avvicinando! Ha detto che sta avvicinando!
Oh!
Giusta bandiera per fuori. C'è la scherza! C'è solo il secchiello! Oh,
Yeah, that's ovvio. Hey, yo, mamma, non è vero. Thank you.
Che questa sera hanno disputato questa bella partita e un grosso applauso a Raya che ha vinto per la giornata. Lo voglio rubare solo un minuto per fare dei ringraziamenti dovuti un po' a tutti, a partire dall'amministrazione comunale che è stato lo sponsor ufficiale di quest'anno per il Ludo Paternese, quindi anche del trofeo della Madonna del Carmine, di tutto il cantonato. Vorrei ringraziare in prima persona Gattulli Cleto, che si è interessato di organizzare il tutto, e Giovanni Raso, in più tutti coloro che hanno dato una mano, il bar dello sport che ci ha fornito il tè. Un grosso applauso e un applauso a tutti, a Don Giovanni che ci ha permesso di utilizzare questo torneo
che è stato sempre della Chiesa. Quest'anno è stata la proloco non ad impossessarsene, cioè abbiamo chiesto prima cosa il permesso a Don Giovanni, il quale ce l'ha concesso, e quindi gli diamo un grosso grazie e un grosso applauso. Allora, inviterei il sindaco, c'è Enrico che... Allora, prima di passare alle prenazioni, i ragazzi della squadra Giardini hanno pensato di fare un pensiero all'amico Antonio Sassano, che è assente, come tutti sappiamo, sperando che al più presto possa essere con noi. Grazie dell'applauso. Invitiamo il fratello Giovanni a ritirare questo attestato. Un grosso applauso per Antonio sempre. Volevo invitare Don Giovanni e il sindaco a dire due parole d'obbligo. Buonasera a tutti, auguri alla squadra che ha vinto, ma onore anche alla squadra che ha perso. E onore anche a tutto il pubblico, visto che ha partecipato bene. Dobbiamo cercare di, come dire, di usare di questi momenti belli che ci uniscono, che ci fanno passare delle ore in serenità e in tranquillità, anche in agonismo, ma anche l'agonismo genuino, quell'agonismo che ci aiuta a crescere a tutti i livelli, a livello umano, a livello spirituale, a livello sociale anche. Ecco, grazie a tutte le squadre che hanno partecipato, che hanno animato questo periodo dell'estate paternese. E ancora un augurio a tutti affinché questa manifestazione possa diventare sempre migliore, e tecnicamente e socialmente. Auguri. Agli auguri che ha fatto Don Giovanni a tutti aggiungiamo quelli dell'amministrazione comunale e miei personali. Voglio dire pochissime cose, perché sicuramente si parlerà ancora di calcio stasera e quindi non è il caso che ci fermiamo tanto. Ma quello che è importante è aver visto così una partita e un torneo all'insegna dello sport, perché lo sport deve essere qualcosa che ci avvicina e ci accomuni. Stasera speriamo che la nostra nazionale possa fare altrettanto, possiamo vincere questo quarto campionato del mondo, che sicuramente meritiamo, perché la squadra si sta comportando bene. Io voglio ringraziare innanzitutto la Provoco per l'impegno che ha profuso in questa manifestazione, la solerzia e la forza di volontà di Raso, Cleto e gli altri organizzatori che veramente ci hanno messo l'anima in questo torneo. Sono tantissimi anni che lo stanno portando avanti, augurandoci che anche l'anno prossimo si possa fare lo stesso per poter far crescere la qualità dello sport a Palermo. Un ringraziamento ai giocatori che hanno inteso e hanno voluto veramente parlare di sport nel senso buono e non come è successo negli anni passati con qualche screzio tra le varie società, tra i vari gruppi. Quest'anno veramente è stato un torneo correttissimo, un torneo fatto da amici, e quello che deve essere tenuto presente. Un ringraziamento al pubblico, e mi auguro che questo pubblico possa seguire non solo i tornei regionali ma anche la squadra del Paternò, che ha tanto bisogno di solidarietà e di sostegno. Un ringraziamento dunque a tutti e doveroso da parte dell'amministrazione, sperando di poter fare meglio negli anni futuri. Grazie. Allora, passiamo velocemente a premiare gli arbitri. Allora, sono sei arbitri. Quest'anno, come sapete, gli arbitri di Paternò hanno iniziato il loro
la loro partecipazione, ma dopo sono successe alcune cose, sperando che non succedano più, per gli anni prossimi almeno. Grazie. E quindi chiamo gli arbitri. Falasca Sandro. Mazzotta Michele. Milano Michele. La Salvia Giuseppe. Vabbè, assente, ritira qualche altro. Tornatore Antonio. Vabbè, comunque Gianno Martino. Consegna le targhe ai Gattulli. Forse mi sono dimenticato qualcuno. E difatti non l'ho segnato. Lombardi, chiedo scusa. Grazie anche da parte nostra a tutti gli arbitri. Adesso c'è la consegna della Coppa Disciplina, assegnata quest'anno ad Acqua Reggente. Premia il presidente della Polisportiva, Michele Mazziotta. Consegna dei trofei. Primo trofeo per il capocannoniere Giordano Antonio di Piazzolla. Premia per la Pro Loco Antonia Giano. Raffaele Laino, premio per l'amministrazione, l'assessore di Giuliano. Michele Milano. L'altro trofeo è per il giovane emergente, Giuliano Marco di Piazzolla. Premia per la promozione Raffaele Blasi. Adesso abbiamo due trofei per i migliori giocatori. Bitetti Gianluca di Giardini. Premia Giovanni Naso per la Pro Loco. Bravo Luca! Altro trofeo, il miglior giocatore, a Cirigliano Mario di Raia. Premia per l'amministrazione l'assessore Carlo Bucoleri. Adesso passiamo a consegnare una targa ricordo a tutte le 8 squadre partecipanti.
Le prime quattro le facciamo consegnare ad Antonio Lavieri per la Proloco. Allora, le squadre di Piumillo, Tempa, Acqua Reggente e Piazzolla. Piumillo, Tempa, Acqua Reggente e Piazzolla. Non andate via, tenete in mano. Inviterei l'assessore Tortorillo, assessore allo sport del comune di Paterno, a consegnare le altre quattro targhe alle restanti squadre, cioè Pantano, Limanti, Rai e Giardini. Pantano, Limanti, Rai e Giardini. Grazie dell'applauso. L'assessore consegnerà inoltre, non andate via, per ogni squadra partecipante un ciondolino di ricordo a tutti i giocatori. Allora, iniziamo. Piumillo. Eccolo qua. Tempa. Acqua Reggente. Piazzolla. Pantano. Limanti. Giardini. Oh, dico sì che siete stanchi, però è che siete mosciati tutta una volta. E Raya. Presidente Nudo! Adesso Presidente, vuoi dire qualcosa? Vieni. È commosso. Innanzitutto ringrazio tutti, i tifosi, i giocatori, tutti. Voglio ricordare una cosa, questa vittoria di Regalbone la dedichiamo a Sassano Antonio. Grazie a tutti. Allora, adesso andiamo alla consegna delle coppe. Inviterei il vice sindaco Comunirlo a consegnare il terzo posto a Limanti. Volevo ricordarvi che Limanti, unitamente a Pantano, hanno 10 punti. Però terza classificata è Limanti e Perigol, se non erro, vero? Vero Giovanni Raso, Perigol. Secondo posto, premio Don Giovanni Di Carlo, Giardini. Posto Rai Carboni, premio presidente della Proloco, io.
Dulcis in fondo, il trofeo. Il trofeo, come sapete, ogni anno viene portato dalla squadra vincente. Il trofeo quest'anno, siccome l'anno scorso è stato assegnato, è un nuovo trofeo, è stato offerto da Severino Del Francesco, sindaco, e lo consegna il sindaco Severino Del Francesco. Tutti per la partecipazione offerta e in special modo tutte le squadre per il quale chiedo un grosso applauso. Grazie. Mi ricordo che questa sera potremmo gustarci la partita su grande schermo in piazza.